Cari amici di Total Photoshop, ben ritrovati, sono Massimo di Aproma Store, eh, anche quest'oggi siamo in studio con la bellissima Miki che ci darà una mano a realizzare degli scatti interessanti, abbiamo già visto in un video precedente la differenza fra i softbox profondi e non profondi, quindi i softbox normali e, e di dip. Quest'oggi lavoreremo con il dip che abbiamo già visto nel video della volta scorsa e cercheremo di capire come utilizzarlo in modi diversi, eh, proprio per come proiettano la luce questi softbox e grazie ad alcune caratteristiche che, che hanno, che, che ci offrono, eh, possiamo avere interessanti modi di modulare la luce per un uso ancora più creativo eh, il softbox dispone di un doppio telodiffusore quello frontale che è quello che siamo abituati a vedere sempre ma la cosa interessante è che se lo apro ho un secondo telodiffusore intermedio che in condizioni normali quando installato mi consente di avere una luce ancora più morbida ancora più omogenea possiamo ovviamente toglierlo e Soprattutto utilizzando un softbox come il, il Deep 100 o anche il fratello minore Deep 70, che è molto pratico magari da, da portare in esterni, eh, utilizzando softbox, un softbox come il Deep senza teli diffusori, ho l'effetto di una grossa parabola molto concentrata che mi darà una luce molto dura, con ombre molto nette e dei contrasti elevati. Eh, la cosa interessante, grazie ad una particolarità eh, del sistema E-Link, ovvero un forellino porta accessori centrale proprio sulla parabola del flash, grazie a questa particolarità io posso utilizzare dei deflettori, anche questi li abbiamo già visti utilizzare con i softbox quadrati, posizionati qua dentro per modulare un po' la luce, sia in termini di contrasto, che eventualmente in termini di tono, in questo caso utilizzeremo un, un deflettore silver, esiste anche traslucido, quindi anch'esso neutro, ma con una resa diversa, o eh, un deflettore oro per scaldare un po' la luce sulla modella. Eh, proviamo a rimontare i telediffusori, partiremo con degli scatti fatti col doppio telodiffusore, poi eh, ne rimuoveremo uno, li rimuoveremo entrambi e lavoreremo con il eh, deflettore centrale per vedere come cambia la resa della luce e dell'illuminazione su Mickey lavorando sempre con lo stesso softbox. Benissimo, abbiamo rimontato il nostro softbox con il doppio telodiffusore, l'abbiamo posizionato dall'alto per avere una luce appunto, che vada ad illuminare dall'alto Mickey, eh, decidiamo di scattare con un diaframma 8 e proviamo ad eseguire una lettura esposimetrica sul viso di Mickey. Eh, Ecco, in questo caso abbiamo proprio una lettura giusta diaframma 8, ma decidiamo di avere il viso leggermente sovraesposto perché un softbox di questo tipo avrà una caduta di luce piuttosto importante sul fondo e sulle gambe. Quindi decidiamo di salire di uno stop e eh, per farlo, non andiamo ad operare sul flash che è in questo caso piuttosto scomodo, piuttosto in alto, grazie al nuovo Seconic 478 con modulo Skyport Elinchrom incorporato, posso farlo direttamente dall'esposimetro, ho i tastini più e meno, eh, esattamente come sul telecomando Elinchrom ogni eh, pigiata di tastino del touchscreen è un decimo di diaframma, voglio salire di un diaframma quindi 10 pigiate, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Intanto il bip del, del flash mi dice che è pronto per lo scatto perché ha raggiunto la potenza indicata. Proviamo a fare una misurazione per vedere se è vero che passiamo da diaframma 8 a diaframma 11. Perfetto, siamo pronti per scattare. Sei pronta amici? Prontissimo. Accendiamo la macchina, diaframma 8 impostato sulla macchina. Mi raccomando, quando lavoriamo con i flash da studio, sempre la eh, sensibilità eh, ISO in, in manuale, non lasciateli in automatico. Eccomi qui. Eh, scattiamo con una luce sola, quindi non abbiamo luci di schiarita, Cerca di tenere il viso piuttosto alto in modo da non creare ombre antiestetiche sotto, sotto il mento. Grazie. Benissimo. Ecco sicuramente lavorando con un flash come l'LC1000, anche a bassa potenza come lo stiamo utilizzando, ci dà dei vantaggi non tanto in termini di quantità di luce emessa. Probabilmente per fare questi scatti sarebbe sufficiente anche un D-Light, ma ci dà la possibilità di avere un tempo di ricarica del flash fra un lampo e l'altro molto più veloce, quindi ci consente di fare degli scatti molto ravvicinati eh, in sequenza a, a Mickey mentre si sposta. Ecco, vediamo questi primi scatti intanto. Vedi che abbiamo sicuramente una caduta di luce molto importante, il viso ben illuminato perché è proprio rivolto verso la nostra sorgente di luce, eh, c'è una, una sfumatura della, della luce verso il resto del tuo corpo e sul fondale. Abbiamo questo viso che si stacca proprio in modo molto importante dallo sfondo. Eh, proviamo a togliere il telo diffusore, lasciando il softbox ed il flash nella stessa posizione, e vediamo come cambia questo effetto. Ok, softbox nella stessa posizione, abbiamo rimosso il telo frontale, abbiamo lasciato solo il diffusore intermedio. Proviamo a fare una lettura perché sicuramente ogni telo di diffusione porta anche via della luce. Vediamo cosa succede. Prima avevamo misurato sul viso di Mickey un'esposizione un di diaframma 11, adesso siamo a 16, quindi addirittura un diaframma. Ancora una volta, regoliamo direttamente dal nostro touchscreen. Attendiamo il beep, eccolo qui. Il flash è pronto. Vediamo se è vero. Siamo... Preferiamo controllare. Diaframma 11. Stesse condizioni di illuminazione sul viso di Mickey, eh, identiche agli scatti precedenti. Passiamo a fotografare per vedere cosa succede. Ecco, sentiamo come il fatto di lavorare con l'Elch ci consente di fare degli scatti quasi a raffica. Vediamo come cambiano gli scatti. Togliendo un telodiffusore. Ancora una volta abbiamo delle ombre molto nette, eh, il contrasto sul capo in pelle, eh, sul, sul tuo viso eccetera è decisamente aumentato rispetto a quello delle foto fatte con, con il doppio telodiffusore. Abbiamo una caduta di luce ancora più importante e possiamo a questo punto togliere anche il secondo telodiffusore per vedere come la luce cambierà ulteriormente. Ok, siamo nuovamente pronti per fare qualche scatto, ora stiamo utilizzando il softbox senza nessun telodiffusore, abbiamo messo il deflettore centrale in modo da non avere proprio una macchia di luce concentrata che potrebbe magari darci dei eh, riflessi indesiderati, giusto per omogeneizzarla un, un pochino. Eh, proviamo ad eseguire una lettura perché abbiamo tolto appunto un altro telo, sicuramente la differenza ci sarà ma apparentemente più contenuta rispetto a prima, infatti giusto 4 decimi di diaframma direi che possiamo prenderli per buoni senza, eh, senza cambiare l'esposizione. Eh, la cosa importante che andremo a vedere sarà come cambierà l'ombra soprattutto sul fondo. In questo caso stiamo lavorando eh, con un softbox un, un soft che mm, è, si comporta quasi come una grossa parabola, quindi una, una luce molto secca con un'ombra molto netta. Passiamo agli scatti. Ecco, guardami chi. Stesso illuminatore, stesso softbox. Eh, il fondo ha una caduta di luce talmente importante che sembra quasi essere diventato nero, comunque molto molto scuro. Le ombre sono molto disegnate, sono molto evidenti, il contrasto è molto, è molto alto. Abbiamo creato un'immagine sicuramente più dura rispetto a quelle precedenti. Benissimo, anche per oggi abbiamo realizzato qualche scatto sicuramente interessante. Grazie amici, grazie a voi, arrivederci alla prossima puntata.